su one, 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 one. Il manzo. Va benissimo, è il contenuto che conta, come sempre. Un secondo, ragazzi. Ok, ci siamo? Togliamo il primo, non è... l'ultimo di primo e questo è il primo. La grossa immagine di Jimmy. L'inizio del show. Ci siamo? Come sono avvicinato all'hip hop? Mia madre mi ha regalato a Natale di dell'89 tipo una compilation di Radio DJ su CD che si chiamava DJ Rap insieme al lettore CD con le cuffie e finito. La mia vita, lì giocavo a pallone sotto casa, poi da quel giorno è tutto finito. Ho messo le cuffie, non sono più uscito di casa, ho cominciato a sentire musica a manetta e sai, quando eravamo ragazzi, noi eravamo pochi che sentivamo questo genere musicale e ci incontravamo tutti a Piazzale Flaminio, che è un posto storico di Roma dove ci siamo un po' incontrati tutti, e Grandi e Primo erano lì, quindi eravamo tutti ragazzini che giravano a Piazzale Flaminio, tutti accumulati da questa passione insana per la musica, e ci siamo conosciuti lì per strada, girando lì in quel quartiere. Sento parlare alla televisione del pezzo che si chiamava Walk This Way, che era entrato in classifica anche su in Italia, credo fosse la classifica di DJ Television o qualcosa del genere, e lo speaker diceva: subentra il rap nella classifica delle top 10 italiane con Walk This Way ed era in sì. Io guardo mio padre e dico: ma che cos'è il rap? Lui all'epoca per lavoro viaggiava tantissimo e è sempre stato un fruitore e contrabbandiere di musica, anche che non era la classica musica che veniva ascoltato. Allora ho iniziato ad ascoltare questa musica sempre di più, a vedere dei live. Quando ho conosciuto Primo, qualche anno dopo, Derek B è stato subito un oggetto del discorso. Bullet From A Gun era questo album che aveva fatto. E è importante in particolar modo perché nel ritornello di Bullet From A Gun c'è questa domanda che lui si fa da solo, dice: who's number one? Dice: I am number one. Who's number one? Bullet From A Gun. Perché te lo dico? Perché comunque in qualche modo penso che ci sia stato un percorso pure là dentro, perché lui è diventato per me il numero uno, il primo. Forse era là, non so, si è posta pure lui quella domanda. Per la produzione è successo che sempre quando ero a scuola c'era un mio amico che faceva il DJ. E un pomeriggio dovevamo andare a casa sua a studiare, cosa che non è mai successa, non abbiamo mai studiato. Ma lui ci ha messo un disco sul giradischi e a un certo punto ha appoggiato la mano sul giradischi e ha cominciato a fare avanti e indietro. Eppure lì sono rimasto fulminato. Quindi ho iniziato un po' a fare il DJ e da lì il passo dal DJ alla produzione è stato breve ma importante, perché facendo il DJ sentivo che mancava un passo, cioè quello di fare una cosa che fosse completamente mia, da zero. E quindi da lì il primo campionatore, le prime tastiere, tutte cose abbastanza rimediate, no? Niente di professional, però da lì è partito tutto. Io già rappavo un po', scrivevo delle cose più o meno interessanti per me, no? Però a lui piacevano un sacco, e all'epoca lui faceva... si era comprato un mixer, aveva i 1200, piaceva screcciare, però questa cosa del rap in italiano ancora non l'aveva vista come possibile. E un giorno viene e dice: guarda, io ho scritto queste rime, e me le ha lette, erano fighissime. E ho detto: guarda che forse oltre a screcciare è meglio che scrivi pure delle cose, no? Ah, ma non lo so, ma dici in italiano? Sì. E erano già un paio d'anni che ci frequentavamo. E niente, ci siamo messi là, abbiamo cominciato a scrivere, quando abbiamo capito che la musica era troppa, che rompevamo il cazzo a tutto il palazzo, le famiglie, al circondario, ho detto: ma perché non proviamo a portarlo e fare qualcosa dal vivo pure noi? E c'era uno Zulu Party che celebravano molti dei writer italiani con l'aiuto di Luca De Gennaro, che stava super infottato già allora con rap, anzi pure da prima, già da,
dagli anni 80, organizzano questo Zulu Party e noi proprio per il rotto della cuffia siamo arrivati con una cassettina, nemmeno le basi su vinile, niente, ho detto senti, noi vorremmo suonare stasera perché ci sembra giusto portare pure qualcosa di nuovo, di fresco. Ragazzi, ma la scaletta dei gruppi che suonano è già stata fatta. E non è che la possiamo cambiare così, detto, però guarda, tu sei uno che ama il rap e ami il rap quanto lo amiamo noi. Se, dacci una chance, facci entrare. Allora lui ci pensa 2 secondi, poi fa... Sai, siete proprio 2 facce da culo. Detto, sì, come vi chiamate? Così. Ha detto proprio come hai detto te, 2 facce da culo. Non c'avevamo un nome, noi c'avevamo solo l'idea di scrivere e fare musica. Siamo saliti, abbiamo fatto il live, è andato tutto liscio, contro ogni pronostico, perché loro erano preoccupati, non vi abbiamo mai visto cantare, noi non l'avevamo mai fatto dal vivo in quella formula, e invece è andato tutto liscio e l'abbiamo preso un po' come un segno. Tra il pubblico, l'abbiamo scoperto qualche tempo dopo, c'erano anche quelli che sarebbero diventati i Colla del Fomento, ma erano là per l'evento stesso e anche loro stavano iniziando a rappare, ancora non avevano trovato dei simili. Passo per arrivare ai Corveleno, dunque ci conoscevamo già tutti da tempo, navigando nello stesso ambiente. Poi un nostro amico comune che poi ha lavorato con noi per sempre e ancora lavora con noi, che è Ivanez, che ha curato sempre la parte grafica dei nostri dischi, ha fatto dei video, scattato foto per noi. Lui è stato il collante, perché Primo e Grandi già facevano delle cose ed erano già i Corveleno, io li vedevo suonare dal vivo, io producevo e a loro mancava un produttore. Io in quel periodo volevo fare delle cose nuove con qualcuno e lui mi ha preso e mi ha detto tu devi lavorare con Primo e Grandi, perché secondo me è una cosa che funziona, e quindi grazie a Ibanez è andata in porto questa cosa. Lui poi ha trovato i soldi per stampare il primo vinile, è stata una cosa, ci ha creduto tantissimo, e questa convinzione ha convinto di riflesso anche noi, e ancora oggi, ieri sera eravamo a cena tutti insieme per festeggiare l'uscita del disco nuovo, e quindi è una cosa che non si è mai allentata, questa amicizia. Sotto Assedio è stato un disco necessario per noi, perché avevamo voglia di fare uscire qualcosa. All'epoca ci conoscevano, sì, avevamo fatto tantissimi live in giro per tutto il paese, ma non c'era qualcosa di ufficiale che ci facesse riconoscere. C'erano molte cassette che giravano pirata, no? Tutte registrate live o da amici che avevano copiato ad altri amici, che avevano copiato ad altri amici, CD, cassette, eccetera, eccetera. Quando è uscito Sotto Assedio, mi emoziono sempre perché comunque è una cosa speciale. Abbiamo iniziato a stringere molto l'amicizia con Squarta e lui ha detto ragazzi, ora è il momento che tirate fuori un album. E non importa come, non vi fate troppe paranoie sul fatto che la gente lo può recepire in un modo o in un altro, voi fatelo. Iniziamo a registrare questo disco, e il disco, pur se da molti è stato riconosciuto come un classico, eccetera, eccetera, è stato anche quello che in inglese chiamano bomb, nel senso è stato un flop, no? Nel senso ha venduto meno di quello che ci aspettavamo nell'immediato, perché i primi mesi non si muoveva una foglia, non facciamo, anzi, più live come li facevamo prima. Dopo qualche tempo, che sembrava tutto fermo, no? In stasi, così, la cosa invece si è sbloccata e hanno cominciato a chiamarci ancora, 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 fino a che il disco poi ha fatto tutto il suo percorso. Sotto Assedio è arrivato, Sotto Assedio è stata la prima cosa che abbiamo fatto un po' più corposa. Io e Piotta avevamo uno studio in un garage, eravamo sempre in studio tutto il giorno, e Giorgio e Davide, Primo e Grandi, ci sono venuti a trovare spesso e abbiamo iniziato a mettere su un po' di idee, e ci siamo accorti che, non volendo, il sound che ne usciva fuori era una cosa già molto definita, cioè c'era un suono già dei Corveleno, è come se io stavo aspettando loro e loro stavano aspettando me, e ci siamo guardati e abbiamo detto beh ok, è il momento di fare
se non un album, un EP, perché quello era un EP, e quello è stato il primo mattoncino dei Corveleno. C'è stato il primo disco che è rock and roll, il primo album vero e proprio, dove dentro c'era un sacco di idee, un sacco di voglia di fare, anche di rompere un po' quegli schemi che erano del periodo. In quell'epoca il rap era, dovevi essere fatto in un certo modo perché sennò andava bene, dovevi essere vestito in un certo modo, dovevi parlare in un certo modo. A noi queste cose non ci sono mai interessate, anzi, ci interessava rompere quegli schemi, e quindi abbiamo fatto un disco che si chiamava Rock and Roll. E siccome un po' c'era pure la voglia di risultare antipatici, cioè a quelli che vedevano il rap come una cosa sacra, e quindi siccome Rock and Roll era stato per alcuni un problema, tra virgolette, noi abbiamo rincarato la dose col secondo disco, che era heavy metal. Quindi abbiamo voluto rincarare la dose. Rock and roll non era abbastanza, gli abbiamo dato un altro schiaffone con heavy metal. Abbiamo fatto questo passo con heavy metal, che è appunto il lato B di rock and roll, ed è venuto fuori in maniera molto di getto. E Primo scrive questo pezzo che si chiama Potente in culo. Il ritornello raccontava proprio l'essenza delle performance live che ci avevamo in mente e che facevamo. La gente diceva: ma voi saltate sul palco, non ve ne frega un cazzo di niente, cioè date del tu a quelli che stanno sotto al palco, e il palco non è più un podio dove stare, ma è un momento in cui stare tutti quanti assieme. E allora ho detto: io voglio fare una cosa simile. Prendo Primo, andiamo monolocale dove abitavo all'epoca a Trastevere, e dico: senti, io ho in mente questa cosa che fa rima con quello che hai scritto tu di Potente in culo, se lo possiamo mettere nel disco. Cioè, che c'è in mente? C'ho in mente questo brano che si chiama Le guardie, i pompieri e l'ambulanza. Guarda, fa, è un po' lungo come titolo. Ho detto: sì, però serve per esprimere quello che è la nostra attitudine nei live, ancora di più. Figo, facciamo. Arriviamo in studio, squarta, fa: ma voi siete fuori di testa. Cioè, che senso c'ha questo? Aspetta, senti come fa. Abbiamo fatto sentire la canzone. Lui dice: sì, però è un po' strano, non lo so. Detto, abbiamo messo subito le mani avanti, detto: guarda, se non facciamo questo de pezzo, cioè non facciamo il disco. Allora ha detto: va bene, allora facciamolo. E poi in realtà è andato tutto liscio. Lì c'erano già cose che sono arrivate ancora più forti dopo. C'era un brano come Messere Qualunque che ha scritto Primo, che dava il là anche a canzoni che ha scritto successivamente, tipo Ciao Frate, per me è un classico. Cioè, non penso nemmeno al fatto che l'abbia scritta lui, l'abbia scritto un amico mio. Cioè, per me è una canzone che voglio ascoltare, ascolterei tutti i giorni. E c'è anche un'altra canzone molto molto forte che ha scritto poi su un disco suo solista, che è Il nome del padre, che da là abbiamo preso il riferimento per a piano titolo, che poi è diventato il titolo del disco ultimo che abbiamo fatto. Bomboclat Primo è stato uno dei rapper più prolifici che io abbia mai conosciuto. Scriveva tutti i giorni tantissimo. Oggi c'è anche il papà Mauro ed è testimone del fatto che tutte le notti lui si metteva le cuffie a un volume spropositato, e quindi lo sentiva pure in cuffia, e stava lì che scriveva tutte le notti. Andava a dormire alle 6 di mattina, io mi svegliavo alle 7, lui andava a dormire quando io mi svegliavo, e quando lui si svegliava tutti i giorni o mi chiamava o mi mandava un messaggio dicendo: ho scritto un pezzo, ma tutti i giorni per 20 anni. E quindi questo essere così prolifico, a un certo punto non bastava più per lui scrivere a casa, doveva mettere tutte queste cose su un disco, e quindi abbiamo iniziato a fare dei progetti paralleli, ma che io ho sempre considerato come dischi dei Corveleno, dove dentro c'è sempre stato anche Grandi. Però tutto questo scrivere andava canalizzato in alcuni progetti. Se vuoi,
fatti più di getto rispetto ai dischi di veleno più immediati. E questi Bomboclat è stato il primo disco, primo e squarta, ma io penso che è come un disco di Corveleno, lo sento come se fosse un altro disco di Corveleno. Dunque, i Corveleno si sono evoluti sempre costantemente, perché non abbiamo mai voluto fare un disco uguale a quello prima, mai ricalcare qualcosa che era nelle nostre corde, anzi abbiamo sempre cercato di fare una cosa diversa, abbiamo sempre cercato di spingere il suono in una direzione diversa. C'è chi si trova bene a lavorare nella sua comfort zone, si direbbe oggi, a noi non ce l'abbiamo sta comfort zone, ci piace sempre fare una cosa nuova, e quindi l'evoluzione è proprio data dal fatto che ci davamo e ci siamo dati anche per questo disco un'unica regola, cioè non fare le cose di prima, cercare sempre di fare una cosa diversa, mantenendo sempre il nostro stile, il nostro suono, la nostra matrice, però sempre andare avanti, mai rimanere fermi allo stesso punto, a volte sbagliando, a volte no, però l'evoluzione sta proprio nella voglia di fare cose nuove, sempre diverse. Dentro lo spirito che suona c'è un po' tutto, c'è tutto il materiale che abbiamo iniziato a lavorare con Primo e che non abbiamo fatto in tempo a finire insieme, c'è materiale di Primo che aveva iniziato a fare con degli amici che ci hanno dato da terminare, insomma abbiamo fatto abbiamo cucito addosso a Primo un vestito su misura e come dire abbiamo racchiuso tutto quello che potevamo in questo disco, un po' la somma di tantissime emozioni, cose molto difficili da gestire a livello emotivo, però è proprio l'essenza di Primo è nel disco, quindi lo spirito che suona è proprio Davide Primo, che anche se non era in studio per noi, dopo un paio di settimane di lavorazione, dove all'inizio siamo rimasti un po', facevamo suonare le cose sue ma lui non c'era, dopo un paio di settimane per noi era come se fosse lì, è stata veramente una cosa incredibile, perché non c'è mai stato un momento in cui le cose non sono andate per il verso giusto, cioè, è stato tutto una cosa che è scivolata tutta liscia questa cosa, e questo è sicuramente dovuto al fatto che David è stato enorme artisticamente, e questa è la riprova. Poi quando sentirete il disco ve ne accorgerete di quanto è attuale, di quanto è qua con noi. Posso prendere il disco? Dentro c'è un sacco di roba, c'è Adriano Viterbini, che è il cantante e chitarrista di un gruppo blues che si chiamano Bud Spencer Blues Explosion, che ha fatto due pezzi con noi atomici, da mettersi le mani nei capelli. C'è Johnny Marsiglia, che lo conosciamo da quando lui era piccolo, eppure noi l'abbiamo visto dal vivo un milione di volte ed è uno dei più forti mai esistiti in Italia, dai Johnny, dai Big Joe. C'è Madman, che anche con lui ci conosciamo da tantissimo, è uno che tecnicamente veramente levati, come si dice, a Parigi. Ci sono due pezzi con Giuliano San Giorgi de Negramaro, e in uno di questi pezzi c'è anche Roy Paci, che è un musicista incredibile, e ogni volta che prende la tromba mi fa venire la pelle d'oca. In due pezzi con Giuliano noi ci siamo rimasti colpiti dalla voglia che ha dimostrato di voler fare questa cosa. Sembrava un ragazzino di 15 anni infottato con rap in studio, mo spacco tutto, e ha spaccato tutto. C'è Mezzo, che ve lo dico a fare, abbiamo fatto il primo disco insieme in Mezzo, e io penso che sia uno che ancora lo dovete scoprire, già ha fatto tantissimo ma ancora dovete capire quanto c'è sotto. C'è Marra, che è da sempre, se non il più bravo, uno dei. C'è Coez. Io in studio ho mixato, registrato tutti i primi dischi di Coez, The Broken Speakers, quindi siamo proprio anche in studio cresciuti insieme. E qui non è venuto a fare la comparsa, è venuto a scrivere due cose su due pezzi, tutte e due bellissime. C'è Jamie Tights, uno dei pezzi con Coez, anche con lui. Ci venivano a trovare spesso in radio quando facevamo il programma, quindi è come dire, abbiamo riunito un po' tutti gli amici. C'è Simone Danno dei Colle, siamo cresciuti insieme, quindi è inutile che vi dico quanto questo pezzo, che si chiama poi a pieno titolo, che è uscito prima del disco, è significativo. Qui ci sono un sacco di amici, non li abbiamo messi tutti perché a un certo punto abbiamo dovuto chiudere il disco, però avremmo voluto continuare un sacco
faremo, non è detto che ci fermeremo qua, anzi. Lo spirito che suona è un disco, cioè non lo so se è un disco bello, cioè i dischi belli li fanno i cantanti patinati. Noi non volevamo fare un disco bello, noi volevamo fare un disco unico, un disco che preso raccontasse noi in tanti vari aspetti, ma raccontasse la vita di una persona come Davide, come primo, che in pochissimo tempo ha dato tantissimo, magari ha ricevuto tanto ma non quanto meritava, e nello spirito che suona abbiamo cercato di mettere tutto quello che era un primo, magari anche più intimo, no? meno selvaggio nell'attitudine, ma comunque che merita di essere ascoltato. Nel titolo Spirito che suona, appunto, che è tratto dal nome del padre, c'è una doppia chiave di lettura, perché lo spirito che suona, cioè lui, mentre registravamo i pezzi nuovi, era presente con la forza, con la incisività delle rime che ha tirato fuori anche in questo caso, e lo spirito è anche quello che ci ha legato noi come band dall'inizio, ha portato a fare tutto quello che abbiamo deciso di fare nel bene e nel male nella nostra vita musicale, perché nel bene ci ha insegnato a fare musica anche quando all'epoca, all'inizio, non c'era una prospettiva discografica o di ritorno commerciale dalla cosa. Ed è giusto che sia così, fare musica per avere subito un ritorno è quasi troppo, se mi passi il paragone, fisiologico, e quindi poi il risultato è anche abbastanza fisiologico, è come andare al bagno. Non è fare musica con un sentimento che ti porta anche a fregartene di quello che ti ha detto il discografico, fregartene di quello che penserà la gente a te. Deve importare cosa vuoi mettere nero su bianco. E nel rap è fondamentale, perché da essere uno vero, essere una cazzata, il passo è breve. Veramente confine è labile. Tutti rischiamo poi di parlarci addosso e non dire un cazzo, fondamentalmente. Che cosa mi auguro per il disco nuovo? Che venga ascoltato da più persone possibili, perché dentro ci abbiamo messo tutto quello che potevamo, e comunque noi abbiamo sempre fatto musica non per il risultato finale, no? Fai il disco, vendi, fai il disco, visualizzazione, abbiamo sempre fatto per noi. E sempre con la voglia di farlo sentire a più persone possibili, ma mai pensando al risultato finale. Quindi speriamo che arrivi veramente a tutti, anche quelli che non hanno mai sentito le nostre cose o che non seguono propriamente il genere. Però un disco dentro c'è talmente tanto che mi piacerebbe venisse ascoltato da tutti, anche da non. Io non mi aspetto qualcosa da un disco. La cosa che a me farebbe piacere tanto è che questa volta la persona di primo abbia il giusto risalto che merita, e credo che da parte nostra, come amici e parte del gruppo, insieme a tutti gli artisti che hanno collaborato con noi, ce l'abbiamo messa tutta. Adesso è la gente che deve sentire quello che abbiamo fatto e decidere che cosa è lo spirito che suona, cosa rappresenta per loro. Ma questi qui non hanno niente in cambio. Io sono G col flow d'acciaio.